Ciao a tutti! Benvenuti a questa straordinaria celebrazione di Capodanno a Napoli. Preparatevi a dire buon Capodanno a Napoli. Questa città è pronta a offrirvi un'esperienza indimenticabile. Quest'anno la città si sta dando da fare per un'indimenticabile festa di Capodanno. Le strade sono adornate con luci scintillanti e decorazioni festose. E indovinate chi sarà la protagonista? Sì, avete indovinato! L'unica e sola Loredana Bertè. La sua energia e il suo carisma sono ineguagliabili. Loredana Bertè è un'icona italiana. È una vera leggenda. Con decenni di carriera alle spalle, ha conquistato il cuore di milioni di fan. Con la sua voce potente e la sua presenza scenica elettrizzante, farà sicuramente faville. Ogni sua esibizione è un evento unico. Io mi sto già esercitando con le mie migliori mosse di «Non sono una signora!» E voi siete pronti a ballare e cantare insieme a lei? Questo è molto più di un semplice concerto. È un'esperienza che unisce musica, cultura e tradizione. È una grande festa della musica, della cultura e dell'inizio di un nuovo anno. Le strade di Napoli si riempiranno di gioia e celebrazione. E la parte migliore? Non dura solo una notte, ma ben 4 giorni. 4 giorni di pura euforia e divertimento. Ci credi? 4 interi giorni di musica incredibile, cibo delizioso e pura magia italiana. Ogni angolo della città sarà vivo con eventi e spettacoli. A proposito di 4 giorni, vi starete chiedendo cosa abbiamo in serbo, giusto? Bene, preparatevi a essere sorpresi! Vi starete chiedendo cosa abbiamo in serbo, giusto? Ogni giorno sarà unico e pieno di sorprese. Beh, tenetevi forte, perché stiamo per immergerci negli entusiasmanti dettagli di ogni giornata. Non vediamo l'ora di condividere con voi tutte le emozioni e le sorprese che Napoli ha in serbo per questo Capodanno. Esatto, gente! Napoli trasforma il Capodanno in una festa di 4 giorni. Non è solo una notte di festeggiamenti, ma un'intera esperienza che abbraccia l'anima della città. Dal 29 dicembre al 1 gennaio, Piazza del Plebiscito, una delle piazze più iconiche della città, si trasformerà in un gigantesco palcoscenico. Ogni angolo della piazza sarà decorato con luci scintillanti e decorazioni festose. Immaginate la musica che riempie l'aria, le luci scintillanti ovunque e l'energia di migliaia di persone che si riuniscono per festeggiare. È un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, un'esplosione di suoni, colori e emozioni. Ho la pelle d'oca solo a pensarci. Ogni nota, ogni battito, ogni sorriso contribuisce a creare un'atmosfera magica e indimenticabile. E non si tratta solo di Loredana, anche se lei è sicuramente l'ape regina. Ci saranno tanti altri artisti pronti a farvi ballare e cantare. Ogni giorno si esibirà un mix di artisti incredibili, da giovani talenti locali a nomi noti della scena musicale italiana. Sarà un'opportunità unica per scoprire nuovi talenti e rivedere i vostri preferiti. Stiamo parlando di pop, rock, musica tradizionale napoletana e tutto ciò che sta in mezzo. Non importa quale sia il vostro genere preferito, ci sarà qualcosa per tutti. Ora, probabilmente, state morendo dalla voglia di sapere chi altro si esibirà, giusto? Bene, tenetevi forte perché la lista è lunga e piena di sorprese. Che tipo di musica suoneranno? Beh, preparatevi per un viaggio musicale che vi porterà attraverso vari generi e stili. Non preoccupatevi, ci penso io a voi. Vi terrò aggiornati su tutte le novità e vi assicurerò di non perdere nemmeno un momento di questa incredibile celebrazione. Restate sintonizzati e preparatevi a vivere 4 giorni di pura magia musicale. Preparatevi a ballare tutta la notte, perché il primo giorno è dedicato al divertimento ad alta energia. I festeggiamenti inizieranno il 29 dicembre con una serata dedicata ai più grandi nomi del pop italiano.
Stiamo parlando di artisti in cima alle classifiche, di stelle emergenti e forse anche di qualche ospite a sorpresa. Aspettate, c'è di più! Per concludere in bellezza, la serata si concluderà con un DJ set che vi farà ballare fino alle prime ore del mattino. Preparatevi a ballare sotto le stelle e a dare il benvenuto al nuovo anno con il botto. Ora, vi starete chiedendo del secondo giorno, giusto? Cosa ci riserva? Beh, lasciatemelo dire, sarà una celebrazione davvero speciale della cultura napoletana. Il secondo giorno, il 30 dicembre, è dedicato alla celebrazione del cuore e dell'anima di Napoli, la sua musica. Preparatevi a una serata indimenticabile dedicata alle canzoni tradizionali napoletane. Stiamo parlando di quelle melodie classiche che sono state tramandate di generazione in generazione. La musica che rende Napoli così unica. Ma non è tutto. Preparatevi a lasciarvi stupire dai talentuosi ballerini folk locali che daranno vita allo spirito di Napoli attraverso i loro passi intricati e i costumi vivaci. Sarà una notte di pura magia che celebrerà il patrimonio culturale di questa incredibile città. Ora, so che siete curiosi di sapere cosa succederà il terzo giorno. Cosa c'è in programma per la notte di Capodanno? Preparatevi, perché le cose stanno per farsi davvero emozionanti. Tenetevi forte, perché il terzo giorno, il 31 dicembre, la notte di San Silvestro, le cose si fanno davvero emozionanti. Questa è una delle notti più attese dell'anno, dove la città di Napoli si trasforma in un palcoscenico di luci, musica e pura gioia. Le strade sono piene di persone che si preparano a salutare l'anno vecchio e ad accogliere il nuovo con entusiasmo e speranza. Questa è la notte che tutti stavamo aspettando, una notte che promette di essere indimenticabile. Le piazze sono gremite di gente, tutti con il naso all'insù, pronti a contare i secondi che mancano alla mezzanotte. La notte in cui Loredana Bertè salirà sul palco. La sua presenza è sempre un evento straordinario e quest'anno non farà eccezione. Con la sua voce potente e la sua energia travolgente, Loredana è pronta a farci vivere una serata magica. Ma prima che vi faccia saltare i calzini, ci aspetta una vera chicca. Un momento speciale che renderà questa notte ancora più memorabile. La serata inizierà con un fantastico omaggio a Raffaella Carrà, un'altra icona della musica italiana scomparsa di recente. Raffaella ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti noi, e questo tributo sarà un modo per ricordarla e celebrare la sua straordinaria carriera. Sarà un omaggio emozionante e indimenticabile a una vera leggenda. Le sue canzoni, la sua energia, il suo carisma, tutto sarà ricordato in questa serata speciale. E poi sarà il momento di Loredana. La sua performance sarà il culmine della serata, un'esplosione di musica e emozioni che ci accompagnerà fino alla mezzanotte. Preparatevi a cantare tutti i vostri brani preferiti, mentre io darò il benvenuto al nuovo anno con la mia incredibile energia e la mia voce potente. Sarà una notte di festa, di musica e di pura gioia. Questo è un Capodanno da non perdere. Le luci, i suoni, l'energia, tutto contribuirà a creare un'atmosfera unica e indimenticabile. Ora potreste pensare, e il conto alla rovescia? Cosa succede dopo Loredana? Beh, la notte non finisce qui. Dopo la sua performance, ci sarà il momento tanto atteso del conto alla rovescia. Beh, tenetevi forte, perché il quarto giorno sarà un modo fantastico per dare il benvenuto al 2025. I fuochi d'artificio illumineranno il cielo di Napoli e la festa continuerà fino alle prime luci dell'alba. Non perdetevi questa notte magica. Il quarto giorno, il 1 gennaio, è dedicato a continuare la festa e a dare il benvenuto al 2025 a braccia aperte e con tanta musica. L'ultimo giorno di questo incredibile festival
è dedicato a celebrare il nuovo anno con il botto. Stiamo parlando di altra musica straordinaria, di deliziose bancarelle di cibo che costeggiano la piazza e di quell'atmosfera gioiosa e contagiosa che solo Napoli sa offrire. È il modo perfetto per dire addio al 2024 e dare il benvenuto a un nuovo anno. Non so voi, ma io sto già sognando di ballare per le strade di Napoli, circondato da musica fantastica, cibo delizioso e il calore dello spirito italiano. Allora, che ne dite? Siete pronti a festeggiare il nuovo anno a Napoli con Loredana Bertè e tanta magia italiana? Io sì. Raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. Quali sono i vostri buoni propositi per l'anno nuovo? Quale canzone siete più emozionati di sentire cantare da Loredana? Che la festa abbia inizio!